Eccoci tornati a Lanzarote, ora siamo in fila per prendere la macchina, dopodiché andremo verso il porto perché la nostra destinazione iniziale è Fuerteventura. E abbiamo scelto lo stesso noleggio dell'altra volta perché ci eravamo trovati molto bene, che è Cicar, prima di tutto perché non c'è franchigia, poi perché c'è il secondo guidatore aggiuntivo gratis e poi perché è conveniente. Abbiamo preso la macchina per 15 giorni al costo di 315 euro se non sbaglio, e abbiamo deciso di non prendere il modello base perché l'ultima volta ci ricordavamo che c'erano delle strade con una marea di buche, quindi abbiamo deciso di prendere una macchina un po' più alta. Ora siamo arrivati al porto di Lanzarote, a Playa Bianca. Ora mangiamo al volo perché alle 2 si riparte con il traghetto verso Fuerteventura. La prima vera tappa del nostro viaggio. Questo è il nostro appartamento, il nostro primo vero effettivo giorno a Fuerteventura. Ce la siamo presa molto comoda rispetto ai nostri standard, perché di solito alle 6:30 siamo fuori, sono le 11:00. Però fino a poco fa era nuvoloso e abbiamo prenotato il tour in buggy sulle dune di Corraleggio. Tour terminato, la mascherina qua è fondamentale per proteggersi dalla sabbia, più che altro siamo devastati. Una volta usava la bandana. Siamo devastati veramente. Sì, anche non so perché si percepisce tira dalla faccia il devasto. Sì. Why you always talking gon' show 'em something? No stunt double, I do my own stunt. Could take a year, I'll still have that paper coming. Il motivo principale per cui abbiamo prenotato qui, di gas sicuramente ce ne sono anche di migliori, ma abbiamo prenotato qua perché ci troviamo praticamente al centro dell'isola di Fuerteventura, ed è molto importante questa cosa perché l'isola da nord a sud è veramente molto lunga, quindi se per caso prenotate al nord dove eravamo oggi per l'escursione con i baggy, quindi zona Corraleggio, per andare completamente al sud impiegherete circa 1 ora e 30. Questa prima giornata termina qui, domani probabilmente andremo invece verso sud, quindi niente, ci vediamo domani. For the moment, try and hold it, but I'm falling, falling fast forward. It's been a moment since we've spoken, and I'm calling, calling, cause I just wanna hot box in the summertime on a runaway. Why is it the right times, always in a wrong place? Honeymoon trip around the sun, it's a long way. You can pick the flight path from
elephant in the room, what made the circus dance? All the trapeze and on a tightrope, trying to circumvent the circumstances, mitigating some. Oggi Viaggio della Speranza, siamo partiti dal nord dell'isola e siamo arrivati al sud, alla punta più sud, che nemmeno il navigatore trovava, ci voleva far prendere il traghetto. Siamo arrivati a Morroiable e qui ci stanno spiagge stile americano, spiagge lunghissime con la torretta dei Baywatch. E diciamo che abbiamo visto il panorama cambiare completamente da un panorama totalmente vulcanico. Siamo passati poi in mezzo a delle dune di sabbia per poi tornare a una parte ancora vulcanica e sicuramente abbiamo incontrato più verde. Eccoci posizionati qua nella spiaggia di Morroiable, davvero una cartolina sembra. La spiaggia è infinita, sono 4 km e dietro c'è il paese con questa chiesa che da sopra guarda tutto, è meraviglioso. Ora io mi faccio una passeggiata, Elisa abbandonata in spiaggia, mi faccio questi 4 km verso il faro e se possibile volerò anche lì. Buongiorno, terzo giorno qui da Fuerteventura, anche oggi il cielo un po' nuvoloso ancora, vediamo se come gli altri giorni migliorerà nel corso della giornata. Ora ci siamo fermati qua all'ingresso delle dune, direzione Coralejo, dove siamo stati il primo giorno per l'escursione con i buggy, e ora volevo alzare il drone per fare qualche ripresa. Tempo Elisa fa anche qualche foto. Oggi stiamo andando poi verso la spiaggia del Baio Negro. Tempo che cerchiamo di gestire il dramma di oggi di Elisa, che non riesce a trovare un bagno pubblico aperto, gli unici sono lucchettati, quindi ora situazione complicata per noi maschietti, spero di avere tutta la vostra comprensione. Comunque poi prossimi giorni andremo laggiù dove c'è l'isola di Los Lobos, vediamo come andranno poi i prossimi giorni, sia il meteo sia gli umori. Stavi parlando male di me? No. Come? Vogliamo andare? Ma perché? Devi andare al bagno? Guardate che bordate di sabbia che arrivano ad Elisa. Guardate come cambiano le cose. Single. Impegnato. Eccoci arrivati a Puerto del Rosario, capitale di Fuerteventura. In questo posto cosa c'è da vedere? Allora, ci sono circa 50 statue sparse per la città, tipo questa. Magari ce ne saranno le più carine. E anche i murales, perché comunque è una città abbastanza recente. Prima il capoluogo era Antigua, il capoluogo dell'isola. E visto che diciamo che non ha una storia questa città, hanno iniziato a fare queste sculture, questo museo ce l'ha aperto di sculture e murales per attirare i turisti. E vediamo un po' come. Ero curiosa io di vedere questo museo ce l'ha aperto. Beh ragazzi, chi è che non correrebbe per vedere 50 di queste statue? Beh, infatti guardate, c'è la calca addirittura, non si riesce a passare. Che andiamo a vedere i murales, probabilmente saranno ancora migliori e più interessanti. Comunque la città ha solo 200 anni di storia, quindi in sostanza c'è niente.
could be dead right now. In Italia non capita mai di vedere più litri degli euro, incredibile. Arrivati alla spiaggia di Sottavento, una delle tante. È caldo, tanto caldo. La spiaggia è lunga 7 km e con il variare delle maree si crea questa laguna, quindi si creano delle pozze d'acqua. Quando la cioè bassa marea, quando si rialza, viene coperta tutta. Infatti si sente, stiamo camminando sulla sabbia bagnata. Oggi la bassa marea, la più bassa, era alle 6:40. Piano si rialza, la più alta sarà a mezzogiorno e 40, poi si riabbasserà fino alle 6 mi pare, 6 e qualcosa, poi si rialza e ho visto che non ci sarà una quarta marea, la più bassa sarà di nuovamente domani mattina. Adesso siamo un po' qua fino a mezzogiorno finché non si rialza e vediamo se riusciamo, dobbiamo tornare a piedi o dobbiamo tornare a nuoto. Meraviglia, il clima diciamo che non sembra tipicamente estivo, anzi, però davvero una figata incredibile, chilometri e chilometri di spiaggia, deserto, acqua. Anche se Fuerteventura non ci sta piacendo poi così tanto, o almeno per il ricordo che avevamo di Lanzarote, dove arriveremo poi domenica, diciamo Fuerteventura per certi aspetti ci ha un po' deluso, a parte qualche cosa, però angoli di paradiso come questo sono veramente molto molto apprezzati. Che figata di posto. Dopo qualche ora di sole qui a Morro Jable, dove il clima è davvero molto più caldo rispetto al resto dell'isola, perché appunto siamo all'estremo sud di Fuerteventura, ora torniamo nella spiaggia dove siamo stati questa mattina a Sotavento, perché voglio volare un po' con il drone e vedere un attimo com'è cambiata la spiaggia in base all'alta marea e bassa marea di cui Elisa vi ha spiegato questa mattina tutto. Arrivati qua al museo del formaggio di Fuerteventura,
non ho preso né il drone né niente, siamo venuti così perché stamattina saremmo dovuti andare all'isola di Los Lobos, ma il tempo ovviamente faceva schifo e quindi non siamo più partiti. Dopo aver deciso di non partire più, ovviamente sole incredibile è uscito e quindi abbiamo ripiegato su qualcos'altro. La visita qui al Museo della Capra sta per terminare. Formaggio sta per terminare e con esso sta per terminare anche il nostro viaggio qui a Fuerteventura. Purtroppo diciamo che non ci siamo proprio innamorati di Fuerteventura, ma perché abbiamo lasciato il cuore a Lanzarote e vogliamo tornare lì, e perché c'è tanto vento. Sì, c'è un po' di vento costante tutti i giorni, più o meno tra i 60 e i 100 km orari c'è il vento. E con gli animali. E sì, non è scattato l'amore. Porca. Non è scattato l'amore. Maremma lurida della. Come potete vedere, non, l'amore proprio non c'è, non c'è assolutamente. Se qua non surfate, non fate kitesurf, windsurf e robe del genere, l'isola ha poco senso. Comunque, non... senso. Comunque è bella, no, è bella, le spiagge sì, sono sì. Belle, però per chi ama spiagge